Te lo dico io come si fa, così. No, vero. Cornuti, vi faccio bannare a tutti. Ma quale sei? Sei un pagliaccio, via. Io un pagliaccio, ma tu ti sei visto sulla faccia, testa di cazzo. Buonasera, Invero. 614 Hz, sì? Ok, ma devo trovare una volante della pulizia. Mi serve la materia prima, se non c'ho la materia prima. Sì! Sulle mani! Ma dove cazzo le posso trovare le macchine della pulizia? Qua di solito ce ne sta sempre una qua. Ah, aspetta. Salve, buonasera, Filomena. Filomena? Filomena, sei te? Filomena? A Filomena! Me senti? Filomena! Ma che è un bot, mo' io dire un cazzotto. Ma sei vera? Ma mi senti? No, aspetta, aspetta, voglio venire pure io. Porca troia. Cocksucker! Ok. Ma che cazzo vuoi? Oppa! Oddio! Ma che... Ma testa di cazzo! È già cavato il collega. Ma l'avete visto? Mi ha sparato! Mi ha sparato! Mi ha sparato, l'avete visto? Non si preoccupi, ci siamo. Sì, 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 perfetto, perfetto, ok. Allora, no. andiamo. Andiamo. Aspetta! Fermo! Balle! Al 614 dov'era? Agertus! Ma dove sta Agertus? A Caio? E dove cazzo sta Caio? Dove sta Caio? Civico? Ok, e dove Caio sta Caio? Nell'isola? In barca? Una barca dei peccati? Come faccio a mandare in isola io? E come si fa a mandare in barca? La barca? Ma che c'è sta tipo? Ah, qua è Caio, questa è Caio? No, questa è Fortnite, no, è... Come si chiama? Ah, questa è Caio. Ok, allora mi serve una barca. Radio 196. Agertus! Sto arrivando! Ma... Matteo, fammi un boccaccio, stronzo! Matteo, vuoi vedere che adesso arrivo in pezzo? Buono! Dove stai, Matteo? Ti vengo a prendere, dove stai? Stasera mi ammazzo tutti! Stiamo arrivando. Dove stai? Dimmi dove stai, Matteo. Sto a cercare una barca, sto a cercare, sto arrivando a Caio! Capodanno a Napoli, barco di Maniu! E io sono lanciato là. Io gli ho lanciato una cosa, ma mi tocca cercare una barca. È un motoscafo, ma dove sta un motoscafo? Mi serve un civico. Qua c'era un porto, mi pare. Ah, qua c'era un pupazzo qua. Ciao, c'hai da magnà? Mi serve da magnà però. Che ti devo dire? Una barca? No. No? E allora che stai a fare qua? No. Boh, lo so. Come non lo sai? Io dovrei averne una, ma... Forse non è in questo garage. Vabbè. Ce l'hai da magnà o no? No, no, io non ho detto no. E allora che stai a fare qua? Io l'ho detto. Ciao ragazzi, tutto bene? Oggi sono qui per farvi vedere un gusto magnifico. Hypernova. Un gusto che sa di plum e orange. È buono! Per preparare la level up è semplicissimo. Basta acqua col ghiaccio, prendi un misurino. Eccolo qua, bello preciso. Perfetto, che sa di arancia e plum. Plum che è? Non lo so ragazzi. Si attappa, si chiude e si scegra. Magnifico. Guarda qua, proprio pumeggiante. Piccola madre. Ma che è? A salute. Mi piace. Wow. Per tutti gli ordini superiori a 75 euro, c'è il 40% di sconto col codice BANO. Ciao a tutti ragazzi e ci vediamo alla prossima. Buon proseguimento di video. Ciao belli. Che cazzo, non c'ho cibo, non c'ho acqua. Allora, fammi vedere. Qua è lo Starbucks, giusto? Chiosco cibo, dovrebbe essere tipo lì, non mi ricordo. Garage centrale, dovrebbe essere tipo una roba lì vicino. Non lo so, non mi ricordo. Cazzo, mi serve una barca, mi serve una barca. Aspetta, ce l'ho io ancora il telefono? Non c'ho il cellulare, vaffanculo, me l'hanno tolto. Mi sa che stasera non è la tua sera. Corri, 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 io. Vai. Ma che direzione, Caio, che non c'ho. C'ho bisogno di mangiare. Oh, vado a mangiare, poi appena sono mangiato vado subito, immediatamente a Caio, là dov'è? Radio 726? Mettete il contatlapper. Ok, aspettate. Arriviamo anche noi. No, mi lo vediamo. Ok, adesso stai attenti, nonno. Qua ci sono due persone, l'ho visto prima col cecchino. Ehi, tu, alza le mani. Ehi, c'ho bisogno di mangiare. Oh, mi senti? Oh, porca di quella troia. Mi senti o non mi senti?
Senti, lo puoi far parlare tu questo che non mi sente questo? Salve. Che ci fa questa divisa lei? Io? Perché? Non va bene? Accende il GPS gentilmente almeno. Ok, sì, l'ho acceso. Signore, salve. Signore, sto barista c'è o ci sono? Se c'è, barista. C'è. Se non c'è... te lo dico io come si fa, cuci. No, vero. Si fermi. Cosa sta facendo? E che faccio? Non si sveglia, porca puttana, gli sono tirato una sveglia. Poi ma sta scherzando. Ma che scherzo, porca troia? Ma signore, qualcuno con il medikit, aiutiamo il signore. Ma che medikit? Ma lascia un rumore ammazzato. Però se ce l'hai il medikit. Prendi i soldi, cazzo, e io pago le tasse e i contributi per... No, che fa? Che fa? Che fa? Barco, se ce l'hai il medikit. Chiamo, ma che fa, scusi? Collega, che fa? Mi lega le mani? C'è bisogno. Ma guarda cosa fa. Ha visto cosa ha fatto? Che ho fatto? Signore, si sente bene? Si è svegliato adesso? Collega, potete per favore togliere queste manette? No, venga con me, signore, venga. E dove vengo? O dovrei dire in che grado è lei? Io che grado sono? Io sono un sottufficiale. Sottufficiale? Con la divisa da recluta? No, non sono ufficialmente recluta, però sono sotto. Cioè, insomma, Stai in auto. Sono sotto ufficialmente recluta. Lo prendi tu? Ma pigliatelo in culo, pigliatelo. Sì, ma io c'ho fame, se no moro tra poco. Glielo do io da mangiare. Dammi da mangiare, vai, c'ho fame. Grazie. Però c'ho le manette, non riesco a mangiare. Un attimo solo. Collega. Grazie mille. Ma che è successo? Ma perché mi dovete portare dentro? Guarda, veda un po' lei. Signore, ha rubato una pattuglia e ha sparato al barista all'interno dello Starbucks. Veda un po' lei. Che ho fatto io? Ha rubato una pattuglia dalla polizia e ha sparato al barista allo Starbucks. Ma non è vero. Direi che sì, abbiamo le bodycam. Vabbè, dai, andiamo dentro, andiamo. Dove devo andare? Fermi. No. Dove devo andare? La saga del lupo. Aspetta un attimo. Sì, aspetti. Dove sì. Poi? Ma è manettato comunque, non è che è tanto lontano. È vero. Sono ammanettato. Ok, aspetta un attimo, faccio la perquisizione. Ha qualcosa di illegale? Illegale? L'unica cosa che ho illegale sono le mutande di tua sorella. Allora, vediamo un po'. Sì. Abbiamo un'arma illegale. Non è illegale, l'ho rubata alla polizia. Chiavi e pistole della polizia. Non è vero, l'ho rubata alla polizia l'altro giorno. No, l'ho rubata. Faccia un attimino silenzio. Non peggiore la situazione. Un taser manganello. C'è la nostra roba. Ma veramente mi vuoi togliere la pistola e tutto? Assolutamente sì. Ma come faccio quando entro in città a rubare la macchina? Lei ha un distintivo? È un agente di polizia? Sì. Come si chiama? Allora, praticamente Ninjo mi ha assunto come... Nella FIB, nella FIA, quindi sono un agente speciale. Però lei mi deve ridare in questo momento mi deve ridare immediatamente tutti gli oggetti personali. Altrimenti lei rischia l'ergastolo, lo sa? Ah, va bene. Lo sa che rischia l'ergastolo? Ragazzi, lei mi deve immediatamente ridare tutta la roba. Io sono un agente speciale in servizio. Sì, adesso parlerà con i Marshall, va bene? Chi è? Con chi? Con i Marshall, chi i federali. Marshall? Che gang è? I federali. So, i verdi, i blu? Sì, i verdi, i blu e i gialli. Signore. Io sono un agente speciale e pertanto mi dovete trattare come una persona speciale, capito? Signore, sicuramente la tratteremo come una persona speciale. Questo no, è poco. No, mi devi rompere i coglioni! Mi devi ridare la mia roba, voglio! Signor Cipolla, signor Cipolla. Faccio bannare tutti! Parleremo... In cella. Ragazzi, parleremo con chi? In cella. Con chi parla? Ma tu leccami l'uccello, leccami, no? In cella. No, signor Cipolla, stia calmo. Rivoglio la roba, rivoglio, ora! Ora andiamo in centrale e risolviamo tutto. Ora rivoglio, subito! Sopra, caricalo da me, dai. Hai 5 secondi per ridarmi tutta la roba. Io te lo dico, rischi grosso, Rischi grosso, ti faccio bannare, Cioè, 5 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, 3 quarti. Caricalo. Entri nel veicolo, su. Un e mezzo. Caricalo tu sopra. Un quarto. Ma devo entrare dentro per favore? No, per forza. No. Eccoci qua. Via. Quello che vi facciamo spot in centrale. Vai, vieni. Te prego, dai, non mi portare in cella, te prego. Non ci voglio andare in cella, non ci voglio andare in carcere, te prego. Ok, cerchiamo. Vedi? Tu stai a cercare me, ma quello fa contromano. Non gli fa niente. Dai, cerchiamo di parlare da persone civili, da persone mature. Certo. Per favore. Mi puoi slegare le manette e lasciarmi libero? No, adesso vediamo subito dove cazzo ha preso tutto il nostro equipaggiamento. Te l'ho detto, sono un agente sotto copertura speciale.
Ma mi scusi, se è un agente sotto copertura, in sotto copertura dovrebbe andare vestito da civile, no? Va bene, corretto? Ok, allora mi avete rotto il cazzo. Adesso vado in caffetteria e vi faccio bannare tutti quanti, ok? Va bene. Ci vediamo tra poco. Non ha di tante, non tiene più niente. Lontano, andagoto, lontano, indiacente. Sto in caffetteria, mo adesso vi chiamo tutti quanti, uno per uno. Vi faccio bannare tutti. Allora, intanto lo porto io allora. PS qua, gentilmente. Cornuti, ve faccio bannare tutti! Tutti quanti, uno per uno! Che cos'è bannare, signore? Che significa? Ve faccio pegliar volo! Può essere. Tutti certo, quanti, signore. Mi dovete ridare immediatamente tutta l'attrezzatura! Ma che è successo? Tutta l'attrezzatura mi dovete ridare! Io vi faccio volare tutti quanti, uno per uno, tutti quanti all'orgasmo! Cosa sta dicendo lei, Macchiati? Io conosco Thor, conosco Deep Speed e conosco pure Strongte! Ve faccio bannare tutti quanti, uno per uno! Ridatemi subito l'attrezzatura! Ridatemi immediatamente, un manganello, l'utente! Le manette, la chiave per le manette, ridatemi pure la pistola e i corpi. Dio santissimo, addolorato. Ci avete 5 secondi. 5 secondi. Ascolta. No, non me ne frega un cazzo. Tu devi ascoltarmi. Tu devi ascoltarmi. Io guardo te. Io non guardo te. Tu devi guardarmi. Allora, tu vuoi morire? Ascolta. Tu vuoi morire? Signor Quinto, sono già morto io. Ah, già morto. Perfetto. Sì. E allora. A posto, con te non ci parlo, signor, non parlo con i morti. Ridatemi subito l'attrezzatura, immediatamente. Ascolta, l'attrezzatura che hai in tuo possesso non puoi detenerla. Non me ne frego un cazzo, io sono un agente speciale, signor, in copertura. Signor Quinto, mi senta? No, non ti sento, voglio prima mi l'attrezzatura. Mi rivuole i suoi 1000 euro? Io rivoglio la mia attrezzatura di lavoro. C'è gente che lavora, non sono sfaticato come voi. Perché noi siamo sfaticati, scusa? Perché non fate un cazzo dalla mattina alla sera. Signore, lei ha utilizzato la sua armatura, cioè la sua pistola di ordinanza in modo erratto. Sì, ha sparato un barista. Non era in modo errato. Quello lì non mi rispondeva. Stava FK. E io gli ho sparato in bocca. Gli ho sparato perché stava FK. Non mi rispondeva. Era giusto per dargli una sveglia. Era giusto per svegliarlo un po'. Giusto per dargli una. Mica l'ho ammazzato. Ma che sta gridando? Io? Perché? C'è qualche problema? Ma che problema? Cazzo è che stiamo lavorando sopra? Ti metti a gridare? Sì. Ma dove ti credi di essere? Dove? Dove? In dove gabbia? Sei? In gabbia. E allora chiudi quel cesso, forza. Stiamo lavorando. Sono persone serie sopra che lavorano. E beh, pure io sono serio. Ma quale serio? Sei un pagliaccio, via. Io un pagliaccio? Ma tu ti sei visto sulla faccia, testa di cazzo? Vieni qua, porca troia, mette magno. Mette magno, dove? Vieni qua, dove vai? Deficiente. Ascolti. Non ascolto niente. Io sono in assistenza, sto in caffetteria. Quindi, ora, prima che mi spostano, avete 5 secondi per ridarmi tutta l'attrezzatura di lavoro. State giocando con il fuoco, state scherzando con il fuoco. Io conosco Dave Speed e Thor. Io conosco Rondo da Sosa. Chi conosci? Rondo da Sosa, conosco chi io. Chi è Rondo da Sosa? Guardi, Thor sono io. Thor sei tu. Non mi pare, non porti le bocce, non porti la fregna. C'hai un cazzo che è più grosso di quello di... quella è mia cugina. Ah, è tua cugina. Ok, mo vediamo, mo appena mi sposta qua, mo voglio ridere. Il telefono è i 9x19. Chi? I 9x19. Che è 9x19? 9x1000, che è? La chiesa cattolica, che cazzo è? Per circonferenza. Eh? Lunghezza per circonferenza. Ah, lunghezza per circonferenza. Vuoi sapere quanto è grosso il mio cazzo? 12. 12? Ma sai quanto è grosso, quanto è spesso? Dica quanto. Almeno 20 centimetri spesso. Le circonferenze. Ridammi subito, rivoglio immediatamente i miei effetti personali. Immediatamente. Ora, per evitare problemi, multate il soggetto, gli togliete ogni tipo di equipaggiamento di polizia e lo lasciate andare. Allora, prima cosa, non mi avete letto i diritti. Sono stati letti i diritti. Ma quando? 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 Queen? Sì, io l'ho sentito. Ma quando? Ma che stai di? Ma quando? A pupazzo. Quando sono stati? Quando? Durante la... quando è stata messa le manette, quando è stata piccata me. Ma grazie. Io arrivo la mia pistola! Immediatamente! Multatelo gentilmente, buttatelo fuori da qua. Quanto? 10.000 dollari, $15.000. Ma chi ce l'ha 15.000 dollari? Ma che sei matto? $15.000? Che reato? Reato so creato? Ma che stai a dire? Non ho fatto niente io. Che reato gli metto, caro? E metteci omicidio. Omicidio di persona, omicidio di civile. Che cazzo ne so, ma metteci quello che te pare. Ma che, ma veramente mi hai fatto la multa? Sì, adesso lei dovrà cambiarsi perché non è più un agente di polizia. Se vuole le do il mio borsone dove c'è qualche outfit. Gli dia gentilmente dei vestiti al signor. Si cambi gentilmente. No, io non mi cambio. Manette. No, io non mi cambio. Cambiare. Non mi faccio usare la forza. No, non mi faccio usare la forza. No, ammazzami. No, prima mi ammazzi e poi dopo io mi cago. No. Che è successo? Vieni qua. No, vaffanculo, testa dei cazzi. Cambia vestiti e te ne potrà andare. No, vaffanculo. Vaffanculo, vaffanculo. No. Oh, e dai, e basta romper cazzo, porca troia, su. Oh. E le vede vedali coglioni, porca troia. Oh, Dio santo, Dio, che dolore. Oh, e fammi passare.
chiudete il coso. Cosa è chiuso? E fammi passare, porco diavolo! Chiudete la. Aia. C'è nessuno? C'è nessuno? Ok, ho riloggato. Vediamo se esco. Ah, ok, eccoci, ci siamo. Mi sentite? Pronto? Mi sentite? Sentiamo. Ok, allora, quello che volevo dirvi è che ci sono un po' di persone da bannare lì in polizia, perché m'hanno preso gli effetti personali, m'hanno preso la pistola, le munizioni, il taser, le manette, tutto quanto m'hanno preso. Non c'ho più niente, sono povero. Tutto m'hanno preso. Ciao Matteo. Almeno riuscite a ciao ragazzi, riuscite almeno a ridarmi. Ciao Matteo, che è successo? Che t'hanno preso? Ma hanno preso tutto, non c'ho più niente, non c'ho il taser, non c'ho le manette, non c'ho le chiavi, non c'ho la pistola. Sono robe dei poliziotti, perché tu non sei io più sono un poliziotto. Ma come non sono più un poliziotto? Sono un poliziotto. No, perché t'hanno licenziato, ma per quello te l'hanno preso, non per altro. Comunque mo ci parlo, mo vediamo, dai. Ma come m'hanno licenziato? Quando m'hanno licenziato? Ieri, l'altro ieri, quando mandavi in carcere persone e poliziotti per 500 minuti. Ma non è vero. Come non è vero. Ora vediamo come risolvere, Matteo. Intanto tu vai a giocare e mo vediamo come risolvere, mo vengo io, ok? Ma non c'ho la pistola, non c'ho niente, come faccio? E t'hanno arrestata, la pistola se la sono presa lui. Vai in centrale e te la fai dare. Ok, va bene, vado. Ok. Sì. Ciao, Matteo. Ciao. Lo sapevi che carico 4 video a settimana di GTA? No? Bene, ora lo sai. Iscriviti e attiva la campanellina. Ciao belli, al prossimo video. We'll be right back.